Sì, grazie Carmine, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori in diretta dal Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, dove proprio in questi istanti il presidente Marsilio sta replicando al suo intervento programmatico. E come dicevi tu giustamente, cinque supplenti entrano ufficialmente in consiglio regionale, anche se concretamente, materialmente lo faranno dalla prossima seduta del consiglio in sostituzione dei cinque assessori nominati. Nel suo intervento il presidente Marsilio ha ribadito che è un programma sicuramente molto ambizioso, non vinceremo tutte le sfide, saremmo troppo presuntuosi a pensarlo, però senza una sana e misurata ambizione non andiamo da nessuna parte, ha ribadito Marsilio. Si è snocciolato poi il dibattito con gli interventi dei capogruppo, interventi molto misurati e cordiali, come ha sottolineato lo stesso Marsilio. Il presidente della giunta regionale ha poi sottolineato i saldi negativi molto pesanti della regione Abruzzo, favoriti anche dal lavoro, a suo dire, svolto dalla precedente legislatura. Critiche sono giunte dalle forze di opposizione, in particolare Giovanni Legnini nel suo intervento ha ribadito come favorire il confronto diventa difficile se si esplicitano poi le intenzioni del governo in maniera approssimativa e in maniera molto sommaria. È stato richiesto, soprattutto richiesto, chiamato il tema delle ricostruzioni, ha ribadito Legnini. Per quanto riguarda le dichiarazioni generiche, urge una presa di posizione ufficiale, ha ribadito Legnini, da parte del Consiglio regionale in merito alle autonomie differenziate. Ma procediamo con ordine, direi di ascoltare prima l'intervista fatta al capogruppo della Lega Pietro Quaresimale e poi a Giovanni Legnini. Vediamo. Al nostro microfono Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. C'è stato l'intervento del presidente Marsilio per illustrare il documento programmatico. Come lo definisce? Sicuramente delle linee programmatiche molto dettagliate e precise, a differenza di quanto enunciato dalle forze dell'opposizione. Sicuramente il programma del presidente Marsilio tocca tutte le problematiche che ha l'Abruzzo, che fa risultare l'Abruzzo agli ultimi posti in classifica. Quindi sicuramente è di buon auspicio, adesso logicamente bisogna dettagliarlo nell'esecuzione di questo programma, ma ci sono tutti i propositi per cercare di lanciare, come dicevo, un Abruzzo agli ultimi posti in classifica. Si affrontano le problematiche più importanti, che sono appunto quelle della sanità, del lavoro, del turismo, e soprattutto della ricostruzione. Mi dispiace, non so da quale pulpito venga la polemica da parte delle forze d'opposizione sul sisma 2016 che ha coinvolto particolarmente il Teramano, alla luce del fatto che l'ufficio della ricostruzione di Teramo è stato fallimentare in questi anni perché sono state rilasciate pochissime pratiche, solo alla fine dei 2 anni e dopo una valutazione è stato tolto il direttore della ricostruzione, ma nello stesso tempo è stato premiato. Questo infatti è una cosa strana. Adesso noi invece vogliamo sicuramente cambiare rotta, il Presidente Marsiglia ha fatto un avviso per individuare un nuovo direttore. Cercheremo di fare dei report appunto per valutare e vigilare sull'operato dell'organigramma che gestirà appunto la ricostruzione teramana. Sicuramente vorremmo accelerare le pratiche B, che sono appunto i danni lievi, per cercare di far rientrare più presto le persone nelle loro case. Giovanni Legnini, nel discorso programmatico del presidente Marsilio, tanti buoni propositi, però entrando nel dettaglio. È un'occasione mancata, è un'occasione mancata perché neanche in questa occasione abbiamo avuto la possibilità di appurare che cosa vuole fare questo nuovo governo regionale al cospetto di emergenze, di urgenze, di problemi che segneranno il destino della comunità regionale. Genericità di posizioni che non hanno consentito una presa di posizione netta nel merito da parte nostra, perché di fronte appunto alla genericità è difficile distinguersi o controproporre un elenco, come lei diceva, di buoni propositi, noi abbiamo le nostre idee, abbiamo le nostre proposte, sono molto dettagliate anche nel nostro programma elettorale, aspettiamo un altro po' e dopodiché ci faremo carico noi di avviare le iniziative corrispondenti agli interessi degli abruzzesi dal nostro punto di vista ovviamente.
Legnini, lei nel corso del suo intervento ha ribadito che la Regione Abruzzo deve prendere anche una posizione ufficiale e netta sulle autonomie appunto differenziate. Ma sì, le autonomie differenziate, le autonomie speciali, cioè il destino finanziario, non solo finanziario, anche funzionale, di competenze della nostra Regione, il problema del drammatico, della messa in sicurezza delle autostrade e dei pedaggi, delle ricostruzioni, del lavoro, delle infrastrutture, del trasporto ferroviario. Su ciascuno di questi temi bisogna prendere una posizione, bisogna prenderla non soltanto tenendo conto delle competenze proprie della Regione, ma bisogna prenderla anche quale organo ed istituzione di rappresentanza degli interessi generali della nostra Regione. Non abbiamo ascoltato nulla se non appunto mere intenzioni, ci faremo carico noi di indicare alcune proposte, soluzioni, se esse non proverranno dalla maggioranza. Bene, fin qui le dichiarazioni di Legnini. Fabio, abbiamo ascoltato poi a margine di questa intervista, che ascolteremo integralmente insieme alle altre questa sera nello speciale alle ore 20:40, c'è anche la dichiarazione relativa alla conferma del ricorso che verrà inoltrato dai primi dei non eletti della sua coalizione, sempre per il problema della legge elettorale. E poi volevo dirti, c'è stato anche l'intervento del Movimento 5 Stelle che ha confermato la sua posizione di opposizione ferma e vigile in qualche modo. A te. Sì, esatto, Carmine, Legnini ha ribadito che prima della scadenza, ovvero prima del 25 marzo prossimo, sarà presentato questo ricorso, in quanto ha sottolineato è assurdo che una coalizione che ha preso oltre il 30% debba avere meno consiglieri, meno rappresentanti in consiglio regionale rispetto al Movimento 5 Stelle, che ne ha ben 7. Nel pomeriggio, subito dopo i lavori del consiglio regionale, come ha ribadito anche il capogruppo quaresimale, ci sarà la conferenza dei capigruppo per discutere del calendario dei lavori dell'Assemblea legislativa e fissare le prossime sedute del Consiglio. Per il momento qui da Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila è tutto, ringrazio Andrea Berardinelli per il collegamento, se non ci sono altre domande Carmine ti restituisco la linea. No, grazie Fabio, buon lavoro, naturalmente vi ripeto appunto questa sera alle ore 20:40 lo speciale sulla giornata del Consiglio regionale e alle 19:30 l'aggiornamento sul nostro telegiornale di questa seduta, che però si sta per completare con le dichiarazioni di replica del presidente Marsilio.